Grazie dottor Nunziante, buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui con voi oggi e un po' che saluto la rappresentanza mediana della Commissione europea. Siamo stati molto felici di avere l'iniziativa e voglio qui ringraziare gli organizzatori, in particolare Paolo Landi, la Lega Consumatori e la Fondazione Consumo Sostenibile. L'incontro di oggi tratta di cibo sicuro e di energia sostenibile. Tematiche centrali nell'azione e nello sviluppo delle politiche europee. Voi sapete che la Commissione europea ha delle direzioni generali che sono specificamente dedicate a queste tematiche. In particolare poi più tardi ci sarà Paolo Testori Coggi, che è uno dei migliori direttori generali che la Commissione ha avuto e che è esperta di tutta la protezione dei consumatori. Voi sapete che in Europa 48 milioni di addetti per un fatturato annuo di circa 750 miliardi di euro lavorano nell'industria alimentare, che è il secondo settore economico dell'Unione Europea. È evidente come la definizione e l'applicazione di una politica europea sulla sicurezza alimentare per salvaguardare la salute lungo tutta la catena agroalimentare sia per noi di importanza primaria. Grazie ai continui controlli sulla sicurezza e la qualità dei prodotti, l'Unione Europea gode infatti di uno dei più elevati standard a livello mondiale di sicurezza alimentare. Per salvaguardare i cittadini, l'Unione Europea si pone l'obiettivo di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi degli animali, di assicurare la protezione delle piante e il benessere degli animali, di fornire informazioni esaustive e trasparenti sul ciclo di vita dei prodotti alimentari. All'interno dell'Unione Europea i cittadini hanno la possibilità di scegliere tra una gamma sempre più ampia di prodotti, non rinunciando mai alla qualità e pagandoli a prezzi concorrenziali. In quest'ottica si inserisce anche il negoziato dell'Unione Europea con gli Stati Uniti per la conclusione del nuovo partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti, il cosiddetto TTIP. Con il nuovo accordo si mira a ridurre sensibilmente le barriere commerciali tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, che, ricordo, è uno dei nostri principali partner commerciali per il numero di esportazioni di prodotti dell'Unione Europea. Questo accordo potrebbe aiutare a ridare slancio alle nostre economie e a creare posti di lavoro e offrire ai consumatori una scelta a prezzi più bassi. Va anche sottolineato che nel corso dei negoziati i cittadini europei hanno mostrato alcune preoccupazioni in relazione al nuovo accordo, in particolare in relazione agli effetti che il TTIP avrebbe sugli standard e la legislazione europea nel settore agroalimentare. Vorrei solo ricordare che la Commissione europea, in quanto rappresentante dell'Unione Europea al tavolo negoziale, si impegna a far sì che il nuovo accordo con gli Stati Uniti non provochi una riduzione del livello di protezione riconosciuto attualmente ai cittadini europei. Quindi io credo, tra l'altro vi ricordo che potete trovare sul sito della Commissione europea tutte le informazioni su questo accordo, ci sono anche delle domande e risposte che spiegano alcuni termini. Naturalmente è in corso di negoziazione, quindi non c'è ancora niente di definitivo. Bene, io mi resta che augurare buon lavoro, mi scuso fin d'ora che non potrò restare nel corso dei lavori, ma stiamo organizzando per il 9 maggio, che è sabato, la festa dell'Unione Europea all'Expo, in cui interverranno anche il Presidente del Parlamento Europeo Schulz e l'alto rappresentante Federica Mogherini, quindi purtroppo sono un po' impegnato questo. Se siete all'Expo sabato, vi invito a partecipare ai nostri festeggiamenti che si svolgeranno a partire dalle 10.30. Auguro a tutti buon lavoro e cedo la parola ai relatori. Grazie per l'attenzione.